Ospitiamo, ce l'abbiamo fatta, l'X Factor, insomma è stata dura, però ce l'hai fatta. So che sei in promozione ora per l'Italia. Sì, è partito il tour il 28 febbraio a Caserta, adesso sono varie date e sarò di nuovo a Reggio Emilia per l'orario, stasera qui in Mezzo Generale, la sua serata. Sì, abbiamo un po' di date in programma, sarò a Lucca, Ponte San Pietro, alla Mix Club. Settimana prossima, quello sarà esatto. Sembra sono questa cosa. Sono molto lusingata, sono molto agitata, un po' la tensione un po' prima di salire sul palco di X Factor. Immagino, sì. Ti capisco un po', col sabato sì, sera. Sì, sembra un po' prima di ogni live, però... L'impatto è sempre bello forte, sì, quello di una... ma è bella l'adrenalina prima di vincere. Vero? Molto. Questa sera canterai alcuni tuoi pezzi, insomma, dei più famosi X Factor, no? Sì, allora, canterò ovviamente l'inedito Cuore Scoppiato e poi sì, proporrò alcune delle cover che ho montato in puntata e che sono contenute anche nelle mie Cuore Scoppiato. Perfetto. Sì, esattamente, a maggio si terrà a Reggio Emilia, il 19 maggio, e rievocando il 2012, l'occasione delle feste per Matilde, che è Matilde di Canossa, faremo la musica su Giovanna d'Arco, sarò la protagonista, interpreterò questo ruolo pazzesco, importante, folle, in cui un po' mi rispecchio in Giovanna d'Arco, lei si fa dedicata da questi, mi stimo un po' quando mi scrive, no? Maschile, quel tempo era comunque abitata. Lei ha portato avanti una causa molto più importante di quella che magari portava avanti. Erano altri tempi, si parlava di religione, comunque non c'era più importante, però mi sento in un certo senso ribelle anch'io. E quindi. Ma io direi che si vede, si è visto X
fatto, si vede anche adesso. Io direi che non c'è nient'altro da aggiungere, la sala è granita, abbiamo il locale sold out, direi che non ci resta di andarti a sentire. Andiamo? Andiamo! Ciao Kuranbaes! Ciao!